Dopo questi fatti e prove di fedeltà, giunse Sennacherib, re di Assiria. Entrò in Giudea, assediò le città fortificate ed ordinò di aprirvi delle brecce. Quando Ezechia vide che Sennacherib era arrivato con il proposito di attaccare Gerusalemme, tenne consiglio con i principi e con i suoi prodi per ostruire le acque delle sorgenti che si trovavano fuori della città. Essi lo appoggiarono. Si riunì pertanto una folla di popolo e furono otturate tutte le sorgenti e i corsi d'acqua che scorrevano in mezzo al paese. Perché, si diceva, i re di Assiria dovrebbero venire e trovare acque abbondanti? Egli agì da forte, riparò tutte le mura rovinate, vi eresse sopra le torri e al di fuori un muro esterno. Rafforzò il millo della città di Davide, indi fece preparare giavellotti e scudi in gran numero. Alla testa del popolo pose capi militari, li radunò presso di sé sulla piazza presso la porta della città e così parlò al loro cuore: «Siate forti e fatevi coraggio. Non temete e non spaventatevi di fronte al re di Assiria e di fronte a tutta la moltitudine che è insieme a lui, perché con noi c'è uno più grande che non con lui. Con lui vi è un braccio di carne, mentre con noi c'è il Signore nostro Dio per soccorrerci e combattere le nostre battaglie». Il popolo ebbe fiducia nelle parole di Ezechia, re di Giuda. Dopo di ciò, Sennacherib, re di Assiria, mentre si trovava a Lachis con tutte le sue forze, inviò i suoi servitori a Gerusalemme presso Ezechia, re di Giuda, e presso tutti i giudei che si trovavano a Gerusalemme, per dir loro: «Così parla Sennacherib, re di Assiria. In che cosa riponete la vostra fiducia, assediati come siete in Gerusalemme? Non vi seduce forse Ezechia per consegnarvi alla morte di fame e di sete, quando afferma: il Signore nostro Dio ci libererà dalla mano del re di Assiria? Non è forse lui, Ezechia, che fece rimuovere le sue alture ed i suoi altari, ordinando a Giuda e Gerusalemme: dinanzi ad un unico altare voi vi prosternerete e su di esso offrirete l'incenso? Non sapete forse ciò che ho fatto, io ed i miei padri, a tutti i popoli dei paesi? Sono stati forse capaci gli dei delle genti di quelle regioni di liberare i loro paesi dalla mia mano? Tra tutti gli dei di quelle nazioni che i miei padri hanno votato all'anatema, chi poté liberare il proprio popolo dalla mia mano? E il vostro Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Ordunque, Ezechia non vi inganni e non vi seduca in questo modo, non prestategli fede. Se infatti nessun Dio di nessuna nazione e regno fu in grado di liberare il suo popolo dalla mia mano e da quella dei miei padri, tanto meno il vostro Dio potrà liberarvi dalla mia mano». I suoi servitori parlarono ancora contro il Signore Dio e contro Ezechia suo servo. Sennacherib aveva scritto una lettera per insultare il Signore Dio d'Israele, parlando contro di lui in questi termini: «Come gli dei delle genti dei vari paesi non hanno liberato i popoli dalla mia mano, così il Dio di Ezechia non libererà il suo popolo dalla mia mano». Gli inviati gridavano a gran voce in lingua giudaica al popolo di Gerusalemme che si trovava sulle mura, per spaventarla e sconvolgerla al fine di poter conquistare la città. Essi parlavano del Dio di Gerusalemme come di uno degli dei dei popoli della terra, che sono opera delle mani dell'uomo. Ma il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amoz, si misero a pregare a questo proposito, gridando verso il cielo. Allora il Signore inviò un angelo che sterminò tutti i prodi guerrieri,
i principi e i capi nell'accampamento del re di Assiria. Questi ritornò al suo paese con il viso coperto di vergogna. Quando entrò nel tempio del suo Dio, coloro che erano usciti dalle sue viscere lo uccisero con la spada. Così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re di Assiria, e dalla mano di tutti i suoi nemici, dandogli riposo da ogni parte.